Tipo Radicale, congresso di Radicali Italiani 2011, siamo in compagnia di Stefano Bilotti, che ed è oggi adesso segretario di Rientro Dolce, dell'associazione di Rientro Dolce. L'abbiamo sentito più volte su TV Radicale, con delle trasmissioni dedicate poi a vari argomenti, e ci illustra un piccolo ride che ha compiuto. Agevoliamo ovviamente anche la inquadratura della maglietta, ognuno ha la sua maglietta ovviamente. Io, come sapete, apprezzo molto la voce che e l'immagine che ci dà la TV Radicale, e infatti anche io questa maglietta, quindi adesso oggi sono in tema Rientro Dolcino, ma sarà una maglietta che porterò, in quanto sono fieramente anche iscritto alla TV Radicale. Beh, oggi è stata una giornata importante per Rientro Dolce, perché la mia segreteria si è spesa su due fattori, cioè che sono la comunicazione, nel senso anche d'immagine, e il dialogo. E la comunicazione oggi è stata importante perché questa è una giornata in cui si è parlato del fatto che diventiamo 7 miliardi, pare che la 7 miliardesima nata, non so dove fosse, chiaramente è sempre un conto simbolico, perché magari c'è una popolazione di, in Cina ci sono, mi sembra, un variabile che non sappiamo, di qualche milione di persone, quindi, però è significativo che si individui in oggi questa. Allora, nel mondo alcune organizzazioni stanno manifestando a livello transnazionale, come Demografia Responsabile, adesso poi metterò poi sul sito, darò riferimenti, noi ci stiamo alleando con queste organizzazioni. Sul sito, diciamo quale? Sul sito di Rientro Dolce, www.rientrodolce.org, ok? Posteremo questo, posteremo anche l'intervento, le considerazioni, alcune foto. Allora, cosa io ho voluto fare? Ho voluto praticamente far passare un messaggio, fare un piccolo flash mob ai flash mobbers per eccellenza, che sono i radicali. Diciamo, dando una comunicazione generica del fatto che probabilmente avrei fatto una piccola incursione, non so quando e non so come, neanche io sapevo quando e neanche io sapevo come, l'ho detto a due o tre persone, giusto per dire: guarda, forse faremo questa cosa, vorrei che indossassi una maglietta. L'ho detto anche alla TV Radicale, che, a cui volevo dare l'anteprima, però purtroppo, come diceva, cos'era, Mascetti diceva che cos'è il genio, velocità di esecuzione, no? Insomma, c'era tutta quella frase. Ho a un certo punto visto Marco Cappato sul palco, che stava parlando, e ha parlato dei 7 miliardi. Lui è un iscritto a Rientro Dolce, è un po' il nostro fiore all'occhiello, perché è una persona molto in gamba e valida su praticamente tutti i fronti radicali, e ha ricordato questa cosa, unico finora di tutti quelli che sono seduti sul palco, anche se ha avuto per esempio una rassicurazione da Elisabetta, che è stata molto carina, poi indossare la maglietta, che ci darà una mano con queste organizzazioni transnazionali. A questo punto ho detto: è il momento di salire sul palco, quindi sono scattato da solo, perché in realtà non sapevo se farlo in 4, in 5, riprendere, sono scattato da solo sul palco. Ho dato la maglietta a Marco Cappato, che ha capito, perché gli avevo accennato, ma con cui non avevamo assolutamente un accordo, ma c'è stata una sintonia, come spesso c'è. Lui ha indossato la maglietta, mi ha passato il microfono, e io ho potuto dire che molto semplicemente che eravamo 7 miliardi, cioè teniamo conto di questo fatto, oggi siamo 7 miliardi, quando pensiamo alla capacità di calcolo del pianeta dobbiamo pensare a 7 miliardi che consumeremo, come, dove, quando, con quali sviluppi futuri, che quando parliamo di pensioni, di auto da produrre, di territorio agricolo, ne dobbiamo parlare per 7 miliardi di persone che, fra parentesi, non ci stanno più a dividersi in una parte povera che deve stare a soffrire e una parte ricca, perché come vediamo nel mondo sta avvenendo un'osmosi, cioè ci sono paesi che si stanno riequilibrando, quindi i cinesi possiedono il debito pubblico americano, è chiaro che a seguito di questo c'è un aumento del benessere di questi stati come la Cina e l'India. Quindi ho portato questa tematica con una comunicazione. La maglietta è un disegno che ci ha fatto un nuovo iscritto a Rientro Dolce, che si chiama Andrea Nurcis, che ringrazio, che fa lo scultore, quindi è stata fatta da una persona abbastanza competente e fa parte di queste strategie che stiamo tenendo comunicative, di cui la TV Radicale che ci ospita fa parte anche lei. Di salutiamo Andrea Nurcis, anche molto attivo sul forum dei radicali, il suo gruppo Facebook Radicali in Ufficiale. Assolutamente, è una persona molto in gamba, è un ottimo acquisto. Ringrazio anche tutti i compagni che mi hanno chiaramente sostenuto, perché sono venuto qua con i compagni di Milano, con i compagni di Torino, c'era Marchitti, c'è Edoardo Quaquini, c'è il nuovo tesoriere, in particolare poi si è già iscritto Bolognetti, Sergio Delia
essere iscritto, la Zamparuti ha detto che si vuole iscrivere, dobbiamo fisicamente solamente andare, ha indossato la maglietta. Quindi questa piccola manifestazione, questo lavoro che stiamo facendo poi indossando queste magliette di informazione è collegato in tutta Europa, è collegato con queste organizzazioni transnazionali. Quindi io ringrazio la TV Radicale per questa possibilità. Siamo amici di Dentro Dolce, siamo amici di Stefano Bilotti che conosciamo da parecchio tempo e ovviamente gli diamo appuntamento su TV Radicale, il nostro sito tvradicale.it. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono e che ci seguiranno anche ovviamente in seguito guardando sul nostro sito on demand che dall'8 all'11 dicembre ci sarà il congresso del Partito Radicale Transnazionale a Roma, poi magari specificheremo meglio sul nostro sito. C'è un appuntamento, sempre fa parte di questa strategia comunicativa, il 7 di novembre alle 9 alla sede della Enzo Tortora verrà un'altra di queste persone un po' artiste che fanno questo tipo di che è Gabriele Porrati, che lui ha, diciamo, ha un lavoro ma fa spettacoli su petrolio, decrescita, energia, crisi, e farà un'oretta di monologo e poi ci sarà un dibattito su questi argomenti. Fra parentesi, io spero di essere, sarò dotato sicuramente di un PC con una cam. E quindi vorrà... Ma questa è la sede della Enzo Tortora? Sì, è la sede della Enzo Tortora. E là possiamo subito mobilitare Francesco Porè? Esatto, sarebbe una cosa carina anche perché lui sa che c'è questo dibattito, ha detto che volevo farlo, quindi possiamo... Quando, scusa? Il 7 novembre. Lui. 7 novembre, va bene, eventualmente lo possiamo registrare. Esatto, si può registrare. Va bene, grazie ancora, veramente grazie. Ancora e buon congresso. Grazie. Ciao.